caro saluto a tutti gli spettatori di Telegolfo, siamo alla terza giornata di campionato e l'Heracles alla struttura di Via Cassi ospita l'Ele Nettuno. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per 8-4 con il Latina 2017, mentre gli ospiti, dopo aver vinto alla prima stagionale in casa proprio del Latina, settimana scorsa hanno perso sul proprio campo per 4-3 contro il Frosinone. Chi vi parla è Francesco Di Luna, accanto a me per curare le riprese c'è Giuseppe Capuano. Il saluto da parte delle squadre. Andiamo a leggere le formazioni per quanto riguarda l'Heracles: 12 Petronzio, 22 Napolitano, 2 Valerio Capitano, 3 Valente Vice Capitano, 5 Zottola, 6 Riso, 7 Vidigna, 8 Colacicco, 9 Zaccaro, 10 Faria, 17 Cannavale, 19 Diana. Allena Andrea Cardillo. Per gli ospiti l'Ele Nettuno: 1 Lograsso Capitano, 99 Milani, 3 Origlia, 5 Amadori Vice Capitano, 7 De Franceschi, 8 Mastroianni, 9 Scarpetti, 10 Ceci, 11 De Carolis, 13 Mannucci, 14 De Petris, 15 Cincinnato e 16 Novelli. Allena Fabrizio Gentile, arbitra il signor Crescenzio d'Aprilia. Le squadre si scambiano un saluto, l'Heracles è pronto per lanciare il proprio motto e caricarsi prima dell'inizio di questa partita. Il Nettuno attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi con un completo bianco-verde, mentre l'Heracles con un completo celeste e bianco attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi. In campo per il Nettuno il numero 1 Lograsso, il capitano, poi il numero 8 Mastroianni, il numero 14 De Petris, il numero 3 Origlia. Per l'Heracles abbiamo Vidigna, Faria, Francesco Valerio, Riso e Napolitano. In campo anche il numero 9 Scarpetti per il Nettuno. Siamo quasi pronti per l'avvio di questa partita. Fischia Crescenzio e parte il primo tempo con il possesso dell'Heracles. Primo pallone gestito da Faria che scarica per Daniele Riso, Francesco Valerio. Vidigna scarica per il capitano, attacca subito alto il Nettuno, scaglia fuori questo pallone deviato da Mastroianni. Allora possesso ancora dell'Heracles, Faria, migliore in campo per i suoi nell'ultima partita settimana scorsa, sempre qui in casa con il Latina 2017. Subito Faria cerca Vidigna davanti a Lograsso che chiude bene lo specchio della porta, prima occasione per l'Heracles. Ora possesso Nettuno, sbaglia questo passaggio De Petris. Queste due squadre che vengono da due risultati opposti nell'ultima settimana. L'Heracles ha vinto appunto settimana scorsa qui in casa con il Latina 2017 per 8-4, invece esce intanto con i pugni Lograsso. Un cenno d'intesa tra Vidigna e il portiere. Mentre l'Ele Nettuno ha perso in casa con il Frosinone per 4-3 dopo aver vinto alla prima, quindi l'Heracles in questo momento è in testa alla classifica insieme a Buenaonda, Frosinone e Douglas Aprilia a punteggio pieno con 6 punti. L'Ele Nettuno invece ha 3 punti insieme a Sport Country Club, Arena Cicerone, Sporting Terracina, con il Lido il Pirata che ha un punto in più, infatti a quota 4. Intanto tenta ancora il Nettuno, si allunga il pallone Origlia, chiude Vidigna in fallo laterale. Allora ancora possesso Nettuno, Origlia per De Petris che tenta di sinistro ma il pallone termina largamente fuori. Faria per Riso, ancora Faria, tenta il tacco Valerio, non riesce perché chiude De Petris. Vidigna scambia con l'altro portoghese Faria, cerca di nuovo Vidigna davanti a Lograsso, non controlla bene in due tempi questo pallone Vidigna, ma
C'è grande intesa tra i due portoghesi, si cercano spesso e lo fanno anche molto bene, lo hanno dimostrato all'ultima partita con il Latina, in cui nel secondo tempo veramente attraverso continui scambi 1-2 sono riusciti ad andare in rete molto spesso, siglando addirittura 7 gol nel secondo tempo. Intanto riesce a uscire Scarpetti da questa azione bene, non controlla De Petris, allora riparte ancora Faria, rientra ma De Petris recupera il pallone, lo recupera nuovamente Faria, bello scambio, giocata incredibile di Faria, grande tecnica e guadagna un grande fallo per far rifiatare e risalire i suoi. Come dicevo, il Lido il Pirata è a 4 punti, invece a 0 punti, quindi senza aver guadagnato ancora nessun punto in questa stagione, in questo campionato, ci sono Legio Sora, Flora 92, Real Fondi e proprio Latina 2017 che ha perso con entrambe le squadre che sono in questo momento in campo, e a un punto c'è la Tecnologi Calcio a 5. Possesso Nettuno, prova Mastroianni, cerca De Petris, va a lungo da Scarpetti ma intercetta Francesco Valerio che riparte, bello il dribbling su De Petris, va dentro Francesco Valerio a cercare Vidigna che era dentro l'area, troppo strozzato questo passaggio, ma grande ripartenza del capitano. Allora va a Origlia, cerca De Petris, Mastroianni, intercetta Faria, recupera De Petris, protegge bene il pallone, allora tenta andare uno contro uno ma Faria lo recupera, ancora il doppio passo del portoghese, scarica bene per Daniele Riso, va da Francesco Valerio, ancora Vidigna, uno contro uno, Mastroianni lo chiude e dice che è laterale per il Nettuno il signor Crescenzio. Allora Origlia intercetta bene Vidigna, palla tra le braccia di Lograsso, Mastroianni tenta la giocata di fino ma intercetta bene il numero 6 Daniele Riso, anche lui protagonista di un ottimo secondo tempo settimana scorsa, autore di 2 reti. Chiama un fallo l'arbitro a favore del Nettuno, dice le mani giù a Vidigna e compagni, e allora va Mastroianni a battere questo calcio di punizione, vediamo se va in porta. Cerca incredibilmente Mastroianni che con un tacco, anzi Scarpetti che con un tacco tenta una grande giocata, pallone termina a fil di palo, bello schema dell'Nettuno. Faria, tutto per Valerio, ancora Faria da vertice basso, Daniele Riso protegge bene il pallone, commette fallo De Petris. Allora sarà fallo per l'Heracles, sbaglia il controllo di questo pallone Vidigna, rischia di subire la ripartenza e riesce a chiudere infine Napolitano perché Origlia si allunga un po' il pallone. De Petris sbaglia malamente questo passaggio, ha avuto un abbaglio, non c'era nessuno dei suoi su quella zona di campo. Nei precedenti della scorsa stagione l'Heracles ha sofferto con i ragazzi in maglia verde, con l'El Nettuno. Chiude bene Origlia intanto su questo lancio lungo di Faria. Infatti all'andata in casa l'Heracles ha vinto solo per 1-0 con il Nettuno, mentre al ritorno in casa del team di Mister Gentile la partita è finita per 3-3, quindi è riuscito a strappare un pareggio all'Heracles che la scorsa stagione è arrivata quarta. Settimana prossima ci sarà già uno scontro molto importante che potrebbe essere uno scontro di vertice proprio tra l'Heracles e il Buenaonda, entrambi in questo momento sono a 6 punti, base ai risultati di oggi capiremo se sarà uno scontro per le prime posizioni. Buenaonda oggi
gioca in casa del Latina 2017, una squadra che conosciamo bene, essendo che ha giocato già con l'Heracles e il Nettuno, ha perso con entrambi. Intanto bello lo scambio Faria-Riso-Vidigna, lungo il passaggio, chiede un fallo intanto Vidigna, allora riparte Origlia, lo fa male. Allora, quando siamo al nono minuto del primo tempo, siamo ancora sullo 0-0. Vidigna scambia con Riso, ancora Riso sbaglia il controllo di questo pallone, commette un fallo e si becca l'ammonizione, giustamente, ma un fallo tattico speso benissimo per evitare che De Petris andasse all'uno contro uno con Napolitano. Intanto esce proprio De Petris per dare spazio a Manucci. Allora ammonito Riso, sarà punizione da zona pericolosa per il Nettuno, va sul punto di battuta Mastroianni, Origlia aspetta fuori, sul secondo palo Scarpetti, fuori dall'area invece c'è il neoentrato Mannucci, barriera dell'Heracles con Valerio e Daniele Riso, sul palo Faria a marcare Scarpetti, si abbassa sul palo di Napolitano invece Daniele Riso. Vediamo se cerca uno schema. Mastroianni va direttamente in porta, chiude Napolitano col piede e spazza poi Faria. Origlia scarica il pallone per Mastroianni, lo intercetta Scarpetti, va davanti a Napolitano, il destro murato da Daniele Riso che esulta come se avesse segnato, giustamente, perché ottimo intervento a chiudere il tiro di Scarpetti. Allora ancora l'attacco del Nettuno, buona la trama di gioco in questa fase, cerca uno spiraglio Mannucci. Mannucci non riesce a controllare, allora Vidigna prova a lanciare Daniele Riso, ma troppo lungo il passaggio direttamente tra le braccia di Lograsso, che va da Scarpetti, allora sale subito il numero 9. Cerca il tunnel, lo trova su Francesco Valerio, non commette fallo, allora non c'è nulla per l'arbitro in questo contatto. Ancora possesso Nettuno, chiede un fallo il numero 10 Paolo Faria, non c'è nulla per l'arbitro, allora riparte Nettuno, Scarpetti scarica bene per Mastroianni. Lungo Mastroianni per Mannucci, troppo lungo. Allora avrà una possibilità per rifiatare e ricostruire l'Heracles, che sta soffrendo un po' in questi minuti, un po' come è successo anche settimana scorsa, un primo tempo molto equilibrato con il Latina, con i ragazzi di mister Notarzanti che hanno difeso a lunghi tratti per la prima fase di gioco, poi nel secondo tempo è uscita la classe dei ragazzi di mister Cardillo, sono riusciti a vincere senza troppi problemi. Faria intanto prova a rubare questo pallone a Origlia, ma il pallone poi riesce a recuperarlo Lograsso. Allora Mannucci cerca bene Mastroianni, tenta una giocata di fino ma non può arrivare Scarpetti su questo pallone, allora Daniele Riso scarica tutto per Vidigna, prova a salire, poi scambia con il solito Paolo Faria, va da Francesco Valerio, doppio passo, poi scarica per Faria, cerca Vidigna, era una buona idea ma non può arrivare, non può controllare questo pallone il numero 7 Lograsso, va lungo ma Faria di testa ribatte. Allora ancora Nettuno, Mannucci per il neo entrato De Carolis, entrato al posto di Scarpetti, ancora De Carolis, non può arrivare sul passaggio di Origlia perché protegge bene il pallone Daniele Riso, giocatore ottimo sia in fase di costruzione di gioco che in fase di interdizione, infatti è un giocatore completo. Faria lungo da Daniele Riso che riesce a controllare questo pallone ma non lo fa in maniera ottimale, la mette in fallo laterale la sfera e allora Origlia, la giocata bella di Mastroianni che però non riesce
a controllare il pallone. Allora Faria cerca Vidigna, il destro e il palo, incredibile. Che occasione per l'Heracles. I due portoghesi si sono cercati e Vidigna ha sferrato un destro secco che becca in pieno il palo. Pronto ad entrare per l'Heracles Antonio Colacicco, probabilmente al posto di Valerio, se le sostituzioni saranno le stesse di settimana scorsa. Vidigna, uno contro uno con Origlia, poi ritorna indietro da Paolo Faria, ancora Vidigna, chiama il pallone Daniele Riso, non glielo dà Vidigna, poi glielo scarica, salgono metro dopo metro, tenta il tunnel Riso, perde il pallone, allora riparte il Nettuno ma sbaglia il passaggio Mastroianni. Allora probabilmente sarà proprio Francesco Valerio ad uscire, lo ha chiamato mister Cardillo, la prossima dovrebbe entrare Colacicco, autore di una buona prestazione settimana scorsa, col solito lavoro di protezione del pallone, scarico in favore dei compagni. Si muovono Riso e Vidigna, scarica bene questo pallone Mannucci per il portiere. Allora riparte Mastroianni, va da De Petris, l'uno contro uno, il calcio in porta e poi Origlia sul passaggio di De Carolis, è vantaggio dell'Enettuno con un gol di Origlia, già autore di tre reti in questa stagione, questo è il suo quarto centro e un vantaggio maturato dopo diversi minuti in cui il Nettuno ha creato buone trame di gioco, poi l'Heracles in ultimi minuti si era svegliato, ha creato qualche scompino nella difesa degli ospiti, però adesso ha subito questo svantaggio. Allora 1-0 Nettuno, rete di Origlia. Chiedono un fallo di mano commesso da Mannucci, ma l'arbitro dice di giocare, allora riparte Napolitano. Riso da Faria. Vidigna. Colacicco appena entrato al posto di Valerio. Daniele Riso perde il controllo della sfera. Entrato anche Amadori per il Nettuno, cerca Mastroianni, non riesce a giocare questo pallone, allora lo recupera Faria, cambia subito per Daniele Riso, va l'uno contro uno con De Carolis, ma recupera benissimo Amadori, allora cerca questo passaggio dentro De Carolis e poi Amadori davanti a Napolitano non riesce a colpire perché mette in fallo laterale l'estremo difensore dell'Heracles. Ma buono l'avvio di questo Nettuno. Chiede il fallo De Carolis, lo ottiene nel contatto con Vidigna, allora sarà punizione in favore del Nettuno. Questo Nettuno che prima di oggi aveva segnato 10 reti, ne aveva subite 7. Con De Petris che ha segnato 4 reti e Origlia 3, poi anche Mastroianni, il numero 8, ha già segnato 2 reti in questo campionato, proprio lui andrà a battere questa punizione. Positivo anche l'avvio di stagione al di là della sconfitta di settimana scorsa del Nettuno che è passato anche in Coppa Lazio. Intanto parte Mastroianni col destro, cerca De Petris, dentro e chiude Napolitano in calcio d'angolo. Calcio d'angolo su cui va Amadori. Amadori per Mannucci con un tiro cross che non impensierisce Napolitano, allora riparte Riso per Vidigna.
con la Cicco. Punta Mastroianni, poi scarica per Riso. Faria per Colacicco. Riso subito tenta a girare di destro. Mannucci cambia tutto per Amadori, lo fa bene, cerca De Carolis. De Carolis dentro per Mannucci, ma sbaglia la misura del passaggio. Allora pallone a Napolitano che riparte. Faria per Colacicco. Scarica tutto per Daniele Riso. Vidigna va a puntare, poi rientra. Riso per Colacicco. Protegge il pallone Colacicco, si gira, lo mette dentro di sinistra e guadagna un fallo laterale. Faria dentro per Colacicco, para bene lo grasso, grande occasione per l'Heracles. È stato bravo Colacicco a calciare di prima, ma bravo anche Lograsso a farsi trovare pronto con un ottimo riflesso. Si rimane allora fermi sul punteggio di 1-0 quando è scoccato il 20° minuto. Spizza Colacicco, pallone che va in fallo laterale. Allora rientra Origlia al posto di De Carolis. Lograsso va lungo per Mannucci che controlla bene davanti a Napolitano. Mura benissimo, poteva andare sul 2-0, ma si divora il gol Mannucci. Bravo Napolitano a chiudere lo specchio. Lograsso lungo per De Petris, mette Riso in fallo laterale. Nettuno sta creando tante occasioni da gol, sta cercando addirittura il gol che li porterebbe sul doppio vantaggio. Non commette fallo Riso, allora De Petris si riesce a girare, scarica male però, possesso Heracles. Vidigna, doppio passo, senza fallo dice l'arbitro. Allora riparte Origlia, Origlia si accentra, il solito Daniele Riso, non c'è fallo ancora. Origlia da fuori aria, ci mette una pezza Napolitano, poteva cercare De Petris al centro dell'area che era solissimo. Ha cercato direttamente la conclusione, fase confusa della gara, l'arbitro sta fischiando poco e nulla, molti contatti tra il fallo e non fallo. Allora continua il Nettuno a giocare, subisce un colpo Amadori sul volto, si rialza subito, un contatto con Colacicco. Entra Zottola al posto di Paolo Faria. Zottola, proprio lui tocca i primi palloni della sua gara. Vidigna, va da Zottola. Colacicco, ancora Zottola. Rientra e cerca Vidigna che si gira bene, poi scarica per Riso, fa salire i suoi. Bel lavoro del numero 7. Zottola sta trovando qualche problema, ragazzi. Bel pallone di Zottola per Daniele Riso, ci mette un'altra pezza Lograsso. Altra grande occasione per l'Heracles per riagguantare il pari. Si rimane sull'1-0 per in favore degli ospiti. Sarà calcio d'angolo, va Zottola. Vidigna scarica tutto per Napolitano. Comunque il Nettuno sta giocando una grande partita, sta chiudendo benissimo gli spazi, non permettendo la concretizzazione delle ripartenze dei ragazzi di Mister Cardina. Allora Lograsso cerca Mastroianni, ma il pallone è troppo lungo, lo chiede sul petto il numero 8. Zottola scarica per Riso. Vidigna dentro per Riso, riesce a stopparlo di petto ma non bene Daniele Riso. Allora riparte ancora il Nettuno, Amadori scarica per De Petris. De Petris guarda per andare lungo ma poi ci ripensa, va da Origlia che scarica per Amadori. Ancora Origlia, commette fallo, no, l'arbitro dice che è tutto regolare. Allora spinge Zottola Origlia che poi si butta in mezzo. Qualche protesta in campo per i falli non concessi dall'arbitro che effettivamente sta lasciando giocare e non poco. Vidigna, Riso,
si gira bene Zottola, supera De Petris, sale e poi però rientra in possesso del pallone Colacicco che protegge questo pallone, lo recupera benissimo Origlia, commette fallo Antonio Colacicco con un intervento da dietro, l'arbitro non ammonisce, intanto qualche scaramuccia tra Origlia e Daniele Riso, chiama il time out mister Gentile, fa rifiatare i suoi per questo primo tempo equilibrato, sì, ma con un Nettuno che sta gestendo benissimo le energie e tutte le occasioni che gli stanno capitando, sta difendendo in maniera abbastanza forsennata questo risultato, questo vantaggio. L'Heracles sta costruendo fino alla tre quarti, poi trova qualche problema negli ultimi 10 metri in fase di conclusione perché si chiudono molto bene i ragazzi in maglia verde. Dicevo, grande avvio stagionale anche per il Nettuno che ha vinto sì la prima di campionato, passata anche in Coppa Lazio pareggiando all'andata con il Pomezia per 1-1 in casa, poi ha vinto sul campo del Pomezia per 2-1, quindi passa al secondo turno, così come l'Heracles che è passata contro il Ceccano. L'arbitro richiama le squadre in campo, si è fermata però settimana scorsa la squadra di Gentile contro il Frosinone, ha perso in casa per 4-3. Allora si riprende con il possesso Nettuno, Origlia scambia con De Petris, cerca di nuovo la triangolazione. Allora Amadori scambia bene con De Petris, Origlia, bel stop di petto. Scarpetti rientrato in campo, sbaglia questo passaggio, intercetta Riso. Non scarica Zottola che commette fallo secondo Crescenzio. Sarà allora punizione per il Nettuno. Quando siamo al 20esimo e al 26esimo, il Nettuno è ancora in vantaggio per 1-0 con la rete di Origlia, quarta rete stagionale per lui. 11esimo gol in campionato per il Nettuno, 14esimo contando anche le reti in Coppa Lazio, una squadra abbastanza prolifica. Va Scarpetti col destro sul punto di battuta, vediamo se cercherà uno schema così come è stato fatto precedentemente. Infatti cerca Amadori, prova la conclusione ma mura Colacicco. Allora riesce a proteggere questo pallone e poi subisce fallo, questa volta fischia Crescenzio da Aprilia. Allora possesso Heracles, Zottola va da Riso che gira il pallone per Vitigna, scarica ancora per Daniele Riso. Vitigna prova ad andare lungo per nessuno questo pallone. Origlia per Amadori, si accentra, rischia un po', poi Scarpetti lungo per Origlia che spizza, ma interviene bene Zotto. Allora Daniele Riso va l'uno contro uno, recuperano due contro uno, ecco spesso fanno questo i ragazzi di mister Gentile, vanno in doppia marcatura e non concedono mai un uno contro uno. Vitigna, la giocata in aria e poi riesce a bloccare Lograsso. Sarà calcio d'angolo, va Daniele Riso, stanno cercando il pareggio. Allora Riso direttamente in porta, chiude Lograsso. Parte subito Vitigna. Colacicco protegge il pallone, chiede lo scarico Daniele Riso, non riesce ma arriva il pallone a Zottola che si accentra, calcio di sinistro, murato da Scarpetti. Allora ancora Vitigna. Prova a schiacciare allora il Nettuno l'Heracles in questi ultimi minuti del primo tempo. Zottola male,
Intercetta Amadori, allora è 3 contro 3, Origlia per De Petris, bella la scivolata di Zottola a chiudere in fallo laterale. Entrava Lente al posto di Riso, uscito anche Amadori, è rientrato Mastroianni, prova ad andare alla conclusione, il destro deviato da Scarpetti, ma è calcio d'angolo perché ha toccato Napolitano, grande occasione per andare al raddoppio. Per il Nettuno, male la battuta di Petris di questo calcio d'angolo, allora prova a salire con la Cicco che guadagna un fallo laterale. Vidigna prova a salire, protegge il pallone, va dentro direttamente, un tiro cross, mette Lograsso in calcio d'angolo. Ci sta provando soprattutto Vidigna che sta cercando di salire in cattedra, sta giocando un'infinità di palloni. Va alla conclusione Mura Mastroianni, uno dei migliori in campo per i suoi. Valente chiama lo schema, va dentro da Colacicco, riesce a proteggere, si gira ma De Petris ruba letteralmente il pallone e riparte. Allora l'uno contro uno con Zottola che mette in fallo laterale. Esce Colacicco, rientra Paolo Faria, Mastroianni va alla conclusione, pallone che termina poco fuori dallo specchio della porta. Mancano 30 secondi alla fine del primo tempo più eventuale recupero. Faria va da Zottola, lo trova bene, scarica, fa salire i suoi, Valente, Vidigna, Zottola, cercano l'imbucata, Zottola perde il contatto con la sfera e allora va ancora il Nettuno con Mastroianni per De Petris, ancora Faria che ha recuperato il pallone, vediamo se andrà alla conclusione, si accentra, scarica per Zottola che non riesce a controllare il pallone. Un minuto di recupero, allora si giocherà per altri 60 secondi, sale Scarpetti, bene lo fa e spazza letteralmente fuori questo pallone Valente. Scarpetti per Mastroianni, De Petris scarica tutto per il capitano Lograsso, autore di almeno 2 interventi provvidenziali. Chiede il fallo Valente, dice di non averla toccata, sarà fallo laterale invece per il Nettuno. Mancano 20 secondi, vediamo se ci sarà un'ultima azione per l'Eracles per trovare il pareggio. Mastroianni, De Petris va dentro per Amadori, gira ancora per Mastroianni, chiude benissimo Napolitano, ha rischiato di subire un'altra rete il team di Mister Cardillo, ma si gioca ancora, termina così il primo tempo 1-0 in vantaggio dell'L Nettuno, ha segnato Origlia, l'appuntamento è per il secondo tempo. Pronti per questo secondo tempo, il Nettuno attacca da destra a sinistra ai vostri teleschermi, si parte, il Nettuno con un completo verde bianco mentre l'Eracles attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi, si riparte dall'1-0 per il Nettuno con un gol di Origlia, in campo per l'Eracles Napolitano a porta, Faria, Vidigna, Valente e Daniele Riso, per il Nettuno Lograsso a porta, Mastroianni, De Petris, Amadori e Scarpetti. Eracles in svantaggio, cercherà sicuramente, intanto prova da fuori De Petris, cercherà sicuramente la via del gol, una squadra costruita per vincere che fino adesso non ha sbagliato un colpo. Si può considerare che comunque nonostante la sconfitta in Coppa Lazio con il Ceccano non ha
condizionato il passaggio del turno, quindi la ragazza fino a questo momento ha mantenuto tutte le promesse stagionali. Bisogna vedere se oggi riuscirà. Intanto Valente davanti Lo Grasso col sinistro, mette in fallo laterale. Altri match di giornata, intanto Faria cerca Riso, chiude bene Mastroianni. Altri match di giornata, l'Arena Cicerone alle ore 18 ospita il Lido il Pirata Sperlonga, l'Egles Aprilia ospita il Frosinone, quindi uno scontro di vertice con due squadre che sono a 6 punti. Il Latina 2017, come detto precedentemente, ospita il Buena Onda, altra sfida importante per vedere se il Buena Onda continuerà sulla striscia positiva di questo inizio di stagione. Il Fondi ospita lo Sport Country Club, che tanto grande passaggio filtrante di Mastroianni per De Petris, che non arriva su questo pallone, allora potrà ripartire Napolitano. Dicevo, il Fondi ospita lo Sport Country Club, che viene dalla sconfitta inaspettata in casa nel derby contro l'Arena Cicerone, che ha vinto per 4-1. Faria prova la conclusione deviata da De Petris, sarà calcio d'angolo. Lo Sporting Terracina ospita il Flora 92, la Technology a un punto se la vedrà con il Leggio Sora a quota 0 punti, quindi una sfida tra le ultime. Vidigna tenta la conclusione, riparte Amadori, va dentro da De Petris, chiude bene Vidigna, e allora va da Faria, cerca ancora il numero 7, spizza però Scarpetti a mettere in fallo laterale. Chiede un attimo all'arbitro Vidigna per allacciare lo scarpino. Settimana prossima invece il Nettuno ospiterà l'Egles Aprilia, mentre l'Eracles andrà appunto, come detto precedentemente. Faria tenta la conclusione liscia, malamente il pallone, allora De Petris riparte, va uno contro uno contro Napolitano, due contro uno, Scarpetti, e manca il gol clamorosamente. Incredibile, due contro uno, De Petris e Scarpetti non hanno concretizzato questa enorme ghiotta occasione al quarto minuto del secondo tempo. E becca il palo dopo una deviazione di Napolitano, Scarpetti a porta vuota. Allora sarà calcio d'angolo, poteva andare sul 2-0 il Nettuno, occasione malamente sprecata. Chiedeso di svegliarsi mister Cardillo. Mastroianni va da Scarpetti, sbaglia, allora 2 contro 1, Faria dentro da Vidigna, ma chiude Amadori. Strano che Faria non abbia sfruttato questa occasione, di solito lui non sbaglia questi passaggi. Mastroianni sale, va da Amadori, 1 contro 1, supera Faria Amadori, si accentra, va sul sinistro, laterale Eracles. Vidigna, scarica per Daniele Riso. Faria, troppo lungo per Daniele Riso, che chiedeva palla incontro, gli viene data lunga invece. Va lungo Lo Grasso, non riesce De Carolis a fermare questo pallone. Faria, Vidigna, protegge il pallone, tenta la giocata, chiude Amadori. Faria per Valente, Valente ancora da Faria, Riso, dentro da Vidigna, chiede il fallo, non c'è nulla per l'arbitro. Dice che Amadori ha tirato la maglietta, non c'è nulla per Crescenzio. Mastroianni, De Petris, sale ancora Mastroianni, bene, allarga per De Carolis, che tenta addirittura una conclusione insperata.
pallone termina addirittura in fallo laterale. Faria, bene da Riso, la girata di destro e para Lograsso, grande conclusione di Daniele Riso col destro per calciare direttamente in porta. Vediamo Vidigna la battuta di questo calcio d'angolo, vediamo se cercherà fuori Faria, lo cerca, cerca un tiro cross di sinistro, chiude bene De Petris, sarà laterale per il Nettuno. Amadori, Lograsso, Mastroianni, bene da De Carolis, si accentra, un incredibile tiro radente che sfiora il palo, poteva arrivare De Petris, sta trovando molto spesso il Nettuno lo spiraglio giusto per andare di nuovo in rete, manca solo il gol. Vidigna, Valente, Faria, Valente, Riso, Riso va da Faria, bene ancora, stesso schema di prima, Riso questa volta non calcia, pallone messo in fallo laterale da De Carolis, dentro, Riso commette fallo Vidigna secondo l'arbitro, Maduri resta per terra. Entra Francesco Valerio al posto di Valente, vediamo se sarà il capitano a dare una scossa ai suoi per recuperare questa partita, questo svantaggio di una sola lunghezza, ma l'Eracles più che altro deve cercare di uscire bene col gioco più che segnare, perché quella è una cosa ovvia, c'è bisogno del gol per vincere le partite, ma c'è bisogno prima di giocare bene. Francesco Valerio tenta di girarsi e guadagna un calcio d'angolo, allora Valerio va da Riso con il quintetto di partenza in questo momento in campo, Faria da Vidigna, Vidigna da Faria, trova bene Vidigna davanti a Lograsso che ancora ci mette una pezza, grandissima prestazione del numero 1 del Nettuno. Riso, Vidigna, pallone uscito secondo l'arbitro, sta facendo la differenza il portierone del Nettuno tra primo e secondo tempo, almeno fino a questo momento tre interventi provvidenziali. Faria cerca Vidigna, lo trova ma non riesce a girarsi Vidigna, anche lui un po' sottotono in questo avvio di secondo tempo. Mastroianni, male, non trova De Carolis. Valerio, Faria, Vidigna non riesce a controllare il pallone, allora riparte Mastroianni, recupera di nuovo Francesco Valerio che sale, spezza la difesa in due e va al passaggio per Riso che non arriva sul pallone, e allora Valerio la scossa la sta dando, esce Lograsso di testa, fa ripartire i suoi, uno contro uno, bene De Carolis, va dentro ma chiude Napolitano, entrato anche Mannucci, guadagna fallo Daniele Riso. Scaramucce tra Riso e Origlia, Riso voleva che il numero 3 avversario si allontanasse subito dal pallone, cosa che non è avvenuta, allora se la prende anche con l'arbitro. Devono trovare la calma per riagguantare il pareggio, anche perché in questo momento il Nettuno andrebbe a riagganciare l'Eracles in classifica con 6 punti. Valerio, male per Riso, noi siamo all'undicesimo, ancora 1-0 l'Ele Nettuno,
con il gol di Origa che proprio adesso ha scaricato il pallone per Mastroianni, ancora adesso lo dà a De Carolis, va a lungo ma chiude bene Faria. Riso scarica tutto per Vidigna, Vidigna va di nuovo da Daniele Riso, dentro per Francesco Allerio, vediamo se prova a girarsi, recupera benissimo De Carolis che mette in fallo laterale, difendono con le unghie e con i denti i ragazzi di Mister Gentile, lasciano pochissimi spiragli utili all'Eracles per trovare la conclusione, provano adesso Daniele Riso, va direttamente al tiro, mette Oria in fallo laterale, chiamano lo schema, vediamo chi cercherà Paolo Faria, dentro da Francesco Valerio, vediamo se trova lo spazio per la conclusione, mura ancora De Carolis, vedete non c'è proprio spazio per colpire la porta, ci prova adesso Daniele Riso, blocca bene Lograsso, allora riparte subito ma il pallone è troppo lungo. Parla con Colacicco Cardillo, tenta il tiro al volo Vidigna, pallone che finisce in rimessa dal fondo. Parla con Colacicco Cardillo, probabilmente entrerà al posto di Vidigna che fino adesso non è mai uscito. Daniele Risa la conclusione, ancora Lograsso con i piedi. Allora riparte Mannucci, chiude benissimo Francesco Valerio, chiede il fallo che l'arbitro non concede. Vediamo se Colacicco entrerà al posto di Vidigna. Mannucci dentro per Mastroianni. Ancora grandissimo Daniele Riso. Grandissimo veramente a salvare quasi sulla linea di porta. È entrato anche il numero 7 De Franceschi per il Nettuno. Pronto a entrare allora Antonio Colacicco. Faria, Riso, commette fallo Vidigna su Origlia, secondo l'arbitro ha visto un contatto che c'è stato a palla lontana, allora bisticciano il 7 e il 3. Origlia prova a salire, va da De Franceschi, appena entrato, uno contro uno con Napolitano e il 2-0! Il 2-0 siglato proprio dal neo entrato De Franceschi dopo un fallo commesso da Vidigna secondo l'arbitro. Entra adesso Colacicco al posto di Riso, non di Vidigna. E 2-0 allora Nettuno che sta facendo la partita. E qui sul campo dell'Eracles sta facendo maturare un risultato quasi inaspettato. Faria, allora provano subito a riaccendersi i portoghesi, Vidigna tenta l'uno contro uno, Mannucci recupera bene questo pallone, Faria cerca Valerio, chiede un fallo Origlia, lo ottiene, ci sono proteste da parte di Colacicco che viene anche ammonito, stanno perdendo le staffe i ragazzi di casa per la direzione di gara del signor Crescenzio della sezione di Aprilia. Allora Lograsso pensa di mettere una buona parola per mettere calma in campo, prova a parlare con Colacicco, prova a calmarlo il capitano del Nettuno. Intanto anche Valente bisticcia con qualcuno in panchina del Nettuno. La partita adesso davvero in salita per l'Eracles, al 16esimo siamo sul doppio vantaggio per il Nettuno che è venuto qui a fare la partita. Mister Gentile ha messo i suoi in campo davvero in maniera
egregia, hanno lasciato pochissimo spazio all'Heracles, proprio ciò di cui hanno bisogno i ragazzi di Cardillo. De Franceschi protegge questo pallone, si gira bene su Vidigna che mette poi in fallo laterale. Mastroianni dentro per De Peretis, recupera con la Cicco, scarica per Vidigna, prova a ripartire, scarica bene, fa salire i suoi, si allarga Valerio, dall'altra parte Faria, ancora cerca Valerio, Valerio va da Vidigna, male perché recupera De Franceschi, vediamo se punta Faria, lo fa e guadagna una rimessa laterale, no invece secondo l'arbitro, pallone battuto da Paolo Faria. Faria va col sinistro, prova ad andare dentro per Vidigna, ma chiude Origlia che poi spazza questo pallone. Dice qualcosa Faria a Origlia. Ci hanno un po' tutti con il numero 3 del Nettuno, evidentemente qualcosa in campo deve aver fatto l'autore del primo gol o per il tipo di contatti, di falli che commette senza farsi vedere all'arbitro, per qualcosina che si diranno a palla lontana. Vediamo se ci sarà spazio da qui alla fine di questa partita per il numero 9 Zaccaro, che nell'ultima partita non ha brillato, ha trovato il gol alla prima stagionale, lui che viene dal calcio a 11 con la Cicco, protegge bene il pallone di petto, va dentro da Francesco Valerio, ma pallone smorzato, finisce tra le braccia di Lograsso. Allora De Franceschi cambia tutto per Origlia, bene ancora De Petris, va l'uno contro uno con Paolo Faria, ci mette una pezza Napolitano. Pronto a entrare anche Zottola per i suoi. Vediamo al posto di chi. Vidigna è l'unico che non è mai uscito, non ha mai rifiatato, evidentemente ne ha di più rispetto agli altri a livello di fiato, a livello di gambe. Mastroianni, lungo per Origlia, era bella l'idea, ma non riesce a recuperare questo pallone. Allora Napolitano fa ripartire subito. Vidigna, scarica per Faria. Vidigna commette fallo Origlia su Paolo Faria, allora Origlia va a chiedere il 5 a Faria, probabilmente per questo, perché Origlia con il fisico commette molti falletti che l'arbitro non vede. Allora benissimo Mastroianni, uno contro uno con Faria davanti a Napolitano, va alla conclusione, no, si ferma, incredibilmente si addormenta davanti al portiere Mastroianni e allora concede la ripartenza, mette in fallo laterale De Petris, ma aveva l'occasione per andare sul 3-0 il Nettuno. Mastroianni si è addormentato letteralmente davanti a Napolitano. Vidigna alla conclusione, a fil di palo. Mastroianni ancora lui ed è 3-0. Questa volta non sbaglia Mastroianni. Chiama il time out subito mister Cardillo, ma terzo gol dell'L Nettuno siglato da Mastroianni dopo Origlia e De Franceschi, ci mette anche lui il timbro e qui in casa incredibilmente l'Heracles è sotto di 3 reti. Time out chiamato da mister Cardillo per capire come gestire questi ultimi 10 minuti, perché sotto di 3 reti c'è bisogno di una scossa e anche di un certo livello per fare 3 gol con questo Nettuno che fino adesso ha sempre chiuso tutti gli spazi, non ha subito gol, sta facendo una grandissima partita studiata ottimamente da mister Gentile e allora si riprende, mancano 10 minuti, vediamo come si giocherà le sue carte l'Heracles.
giocheranno col portiere in movimento, con Vidigna basso e anche Luigi Diana in campo. Vediamo se questa mossa funzionerà. Tutti all'attacco allora. Diana. Vidigna da Diana. Vediamo se troveranno la via del gol. Riso, va da Colacicco. Subisce fallo commesso da Origlia. Allora sarà punizione. Riso scarica per Vidigna, va da Paolo Faria, ancora Vidigna, Faria, Daniele Riso, Vidigna. Colacicco protegge bene questo pallone, scarica ancora per Daniele Riso, devono andare alla conclusione. Vidigna da Diana, scarica ancora da Vidigna, devono andare dentro. Faria, ancora Vidigna, fitta la rete di passaggi. Aveva colpito la palla con la mano De Carolis, anzi De Petris, allora sarà punizione per l'Eracles, che cercherà quantomeno un gol per riaccendersi negli ultimi minuti, magari rimettere di nuovo il portiere tra i pali, ma giocarsela almeno fino alla fine. Faria va da Diana, cerca il pallone dentro per Colacicco, sarà calcio d'angolo. Faria va da Vidigna, colpisce in pieno Origlia e poi il gol di Antonio Colacicco, eccolo! Eccolo la scossa che serviva all'Eracles e torna infatti Napolitano, come detto, tra i pali. Rimane Luigi Diana in campo, esce invece proprio lui adesso per far entrare Francesco Valerio. Vediamo se l'Eracles allora si gioca tutte le sue carte fino all'ultimo per agguantare questo pareggio. Siamo sul 3-1 adesso. Questa fase ha trovato la giusta combinazione mister Cardillo per riaccendere subito la gara, per riaccendere subito le speranze. E allora di nuovo portiere in movimento quando l'Eracles è in possesso. Giocheranno così allora possesso Eracles, portiere in movimento, possesso Nettuno, rientrerà Napolitano tra i pali. Tenta la conclusione dei Franceschi. Ecco, esce di nuovo Napolitano, entra Napolitano, esce Diana, chiedono il time out i ragazzi di mister Gentile. Tanta confusione in campo, ci sta provando in tutti i modi. Quando al 25esimo siamo sul 3-1, l'Eracles è riuscito finalmente dopo ben 52 minuti a trovare la rete. L'ho trovato contro un Nettuno veramente ordinato in campo. Con quest'ultima scossa offerta da Colacicco, vediamo se regaleranno qualche emozione al pubblico accorso qui alla struttura di via Cassio per tifare i ragazzi locali. E allora si riparte dal possesso del Nettuno quando mancano 5 minuti e l'Eracles ha bisogno di trovare almeno due reti per agguantare il pareggio. De Franceschi dentro da De Petris, ancora dentro De Franceschi, palo e ripartenza subito Daniele Riso. Entra Diana, esce Napolitano, Faria davanti allo Grasso di destro, non è il suo piede, ma si butta e scivola da De Petris e Faria si lamenta, batti beccano i due.
Lograsso va a lungo da Oria, troppo lungo, allora entra, rimane Napolitano in campo, è pronto a uscire però al posto di qualcuno, De Petris, Napolitano mette in calcio d'angolo, allora deve rimanere in campo il numero 22, se la giocheranno col continuo cambio del portiere, allora i Formiani. Mastroianni sbaglia, allora riparte Francesco Valerio, bene lui, prova a girarsi, subisce fallo, no, secondo De Crescenzi, e allora Colacicco scarica questo pallone, possesso Eraclesi, allora eccolo, entra Luigi Diana, cerca Faria, sbaglia la gestione del pallone Paolo Faria e Petronzio protesta con qualcuno in panchina del Nettuno. Siamo a 27-15, allora altro possesso Eracles, esce Napolitano, esce di nuovo Luigi Diana, entra Vitigna come portiere in movimento, esce Francesco Valerio. Controfallo, gestiscono malissimo questa possibilità e allora va subito il Nettuno. È a porta vuota con Napolitano che stava entrando, segna De Petris, 4-1. Gestita malamente dall'Eracles questa situazione. Doveva giocare il pallone, ha subito un controfallo perché hanno temporeggiato troppo per battere. E allora il Nettuno fa 4 reti. Con De Petris che sale a quota 5 reti in campionato. E l'Eracles che continua con questo tipo di combinazioni. Con il portiere in movimento di Riso. Cerca Faria dentro da Diana. Ancora scarica per Faria. Non riesce a controllare il pallone. Allora Vitigna. Riso. Faria. Riso calcia in porta. Il pallone termina sul fondo. Rientra Napolitano. Franceschi chiede a Origlia di girare il pallone. Diana protegge questo pallone. Non c'è fallo secondo Crescenzio. Riso si gira bene. Va da Colacicco ma recupera De Petris. Non c'è fallo di mano secondo l'arbitro. Allora prova a lanciare Diana Paolo Faria. Siamo al 29-15 sul 4-1 per il Nettuno, mancano 40 secondi più eventuale recupero. Colacicco protegge, prova a girarsi, Faria si accentra, scarica per Daniele Riso, entra Vitigna al posto di Napolitano. Riso da Vitigna, Vitigna allarga tutto per Paolo Faria, si accentra. Si gira, calcia di sinistro, ancora seconda battuta, non riesce a trovare la rete, allora è calcio d'angolo. Faria, dentro per Diana, prova a buttarsi e palo. Sfortunati anche i ragazzi di Cardillo. Due minuti da questo momento, 120 secondi per le speranze dell'Eracles che deve trovare tre gol. Per il pareggio, Mastroianni da De Franceschi, Napolitano intercetta, allora vediamo se andrà a lungo, no, va da Luigi Diana che scambia con Daniele Riso, sale Vitigna, è entrato al posto di Napolitano, Faria, Riso, tenta la giocata, conquista una rimessa laterale, manca un minuto e mezzo, allora Riso chiama il pallone Vitigna, vuole farselo dare, glielo dà Daniele Riso. Prova a girarsi Vitigna, Origlia su di lui, riesce a superarlo Vitigna, vediamo se fa la conclusione, gol destro a fil di palo, sarà rimessa dal fondo, rientra Napolitano,
chiude Faria su Origlia. Faria prova a salire subito, si accentra, va sul sinistro, vuole andare a calciare, prova ancora ma recupera De Pretis. Diana, bellissimo intervento, mette in fallo laterale Origlia, lo rabatte subito. Laterale per il Nettuno, dice Crescenzio, quando mancano 30 secondi. L'Eracles sta perdendo per 4-1. De Franceschi va da Mastroianni, non arriva su questo pallone. Faria va da Riso. Riso per Diana, prova a girarsi. Ancora Diana, si gira, scarica tutto per Paolo Faria. Va da Vidigna, vediamo se vanno a cercare almeno il gol del 4-2. Dentro Colacicco, riparte De Franceschi, prova a calciare. Ancora recupera Colacicco, devono calciare. Vediamo se Vidigna prova lui all'ultimo tiro in porta. Faria, ancora Colacicco, Faria. Vidigna, Colacicco. Quando siamo a 32-20... E l'arbitro fischia, l'Eracles perde in casa 4-1 con il Nettuno. Le reti per gli ospiti sono di Origlia, De Franceschi, Mastroianni e De Petris. Non basta il gol di Antonio Colacicco, l'Eracles perde, rimane a 6 punti. L'El Nettuno raggiunge i ragazzi formiani sempre a quota 6 punti. L'appuntamento è sul campo per le interviste. Un saluto da Francesco Di Luna e Giuseppe Capuano per le riprese. Allenatore dell'Arena Nettuno Marconi, al termine di questa partita che il Nettuno vince 4-1 in casa dell'Eracles in maniera abbastanza convincente. Eh sì, sapevamo di affrontare una grande squadra oggi e abbiamo cercato di mettere la partita sui ritmi alti con una grande prova a livello tattico e anche fisico, in modo da portare a casa la partita, e abbiamo lavorato soprattutto sui dettagli e gli episodi che poi hanno fatto la partita. Settimana prossima ospiterete un'altra squadra di ottimo livello, l'Eracles Aprilia. Come lavorerete in settimana, fermo restando che anche questa settimana avete dimostrato di aver lavorato bene, dato che i risultati si sono visti quest'oggi? Sì, cerchiamo sempre di lavorare per ottenere il massimo e sabato affronteremo un'altra grande squadra che punta ai vertici del campionato. Con mister Cardillo al termine di questa partita che l'Eracles perde inaspettatamente 4-1 con l'El Nettuno, che partita è stata? Quali difficoltà avete incontrato in questa partita? Abbiamo incontrato soprattutto difficoltà nella finalizzazione del gioco, perché il primo tempo è stato a livello di gioco quasi dominato. Loro hanno trovato un gol su una ripartenza, sono stati pericolosi su un'altra ripartenza, però poi hanno calciato solo delle punizioni. Purtroppo noi creiamo tanto gioco, però adesso abbiamo avuto oggi grosse difficoltà a finalizzare, anche grazie alla disposizione tattica degli avversari che difendevano molto bene. Sicuramente ci ha messo il suo anche l'El Nettuno, che era benissimo piazzato in campo, e quindi non era facile lavorare per trovare il gol, perché hanno chiuso ottimamente gli spazi, ma c'è un problema anche di finalizzazione soprattutto nella prima fase di gara, dato che anche settimana scorsa avete vinto, avete segnato un solo gol nel primo tempo, mentre siete usciti molto meglio nel secondo tempo. Un po' quello che è successo oggi. Sì, in effetti sì, solo che sabato gli avversari atleticamente sono calati, invece loro hanno mantenuto alta la tensione e ci hanno chiuso bene gli spazi. Poi non dimentichiamo, loro hanno un grandissimo portiere in porta, un portiere di categoria superiore che nei momenti decisivi della gara è stato determinante, è riuscito a bloccare le conclusioni che facevamo anche da vicino alla porta, e abbiamo preso un palo con Vidigna, potevamo riequilibrare la partita. E dobbiamo meditare, bisogna lavorare tanto, dobbiamo meditare su questa sconfitta, probabilmente questa sconfitta ci
spero che non lasci strascichi nella testa dei giocatori. E bisogna lavorare, bisogna lavorare, bisogna trovare ancora l'amalgama giusta e continuare a lavorare. L'unica soluzione adesso è lavorare, mettere giù la testa da martedì, pensare alla prossima partita e lavorare forte come stiamo lavorando questi giorni. Il Nettuno sì, si è dimostrato un'ottima squadra con un'ottima organizzazione tattica e ci ha chiuso gli spazi, hanno preparato la partita così e noi purtroppo nel secondo tempo soprattutto siamo caduti nel loro trabocchetto, eravamo avanti, cercavamo di imbucare subito palla per finalizzare e loro ripartivano bene in contropiede. Settimana prossima ci sarà infatti un altro scontro importante sul campo del Buenaonda. Come lavorerete? Cercherete di ritrovare le energie giuste per un'altra partita di vertice? Adesso penso che da martedì bisogna lavorare anche a livello psicologico, perché queste sono partite che poi ti portano in alto se le vinci e ti possono portare giù se le perdi. Ho una squadra molto esperta, per cui penso che sarà facile resettare la partita di oggi e pensare già alla successiva, perché il Buenaonda è un'ottima squadra e che gioca su di un campo molto molto piccolo in cui si tira tantissimo, quindi dobbiamo cambiare anche leggermente l'impostazione di gioco e cercare di arrivare alla conclusione anche dai 15 metri un po' più spesso rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Con il direttore sportivo dell'Heracles Somaschini, al termine di una partita che l'Heracles perde 4-1 con il Nettuno in maniera anche abbastanza inaspettato, un L.L. Nettuno messo ottimamente in campo, l'Heracles ha avuto qualche difficoltà soprattutto nel primo tempo e non è riuscito a trovare quantomeno il pareggio. Sì, dobbiamo dire che comunque le sconfitte devono essere accettate e che devono essere di insegnamento, che forse a noi ci serve tanto. Il L.L. Nettuno è venuto qua, ha fatto la partita, noi siamo stati diciamo in partita il primo tempo sì con un gol loro, una chiusura sul secondo palo ottima, però siamo stati in partita, poi nel secondo tempo purtroppo ci si sbilancia ed ecco il risultato, ecco. Purtroppo non possiamo fare niente, però noi accettiamo tutto, le sconfitte ripeto devono essere di insegnamento a noi e a tutta la squadra e adesso testa a sabato che c'è un altro incontro fondamentale contro una squadra che secondo me è candidata anche lei tra le prime, quindi però accettiamo tutto, il Nettuno è venuto qua, ha fatto la sua partita e ci ha messo in difficoltà e ha vinto, il risultato è giusto, vittoria meritata loro, va bene così per noi.